Ecco, allora, cari studenti, cari insegnanti, avete fatto un lavoro straordinario, vi siamo veramente tutti grati, ma avete soprattutto messo al centro la scuola di un processo educativo che, come diceva la Presidente Boldrini, un tempo era racchiuso in una casella molto specifica, no? Quella dell'educazione civica, quindi di una disciplina monolitica che aveva una sua funzione preziosa, ma che non era, diciamo, destinata a fare quello che oggi voi avete fatto e noi cerchiamo di aiutarvi a fare, cioè una fusione di tutte le possibili competenze, di tutte le possibili conoscenze in una vera dimensione interdisciplinare per affrontare un obiettivo che è culturale, che è sociale, che è politico e che è quello di dare a questo spazio europeo della mobilità, la vostra è la generazione e sarà la generazione Erasmus, la vostra è la generazione della libertà, come ha detto il primo intervento, quello di Angela, da ribadire, da rafforzare con tutti gli strumenti possibili ed ecco la scuola non solo è al fianco di questa missione, ma mi permetto di dire, e non per dovere di appartenenza, è veramente il centro produttivo di questa conoscenza.